Salve a tutti amici e benvenuti in Abruzzo. Siamo alle rovine archeologiche di Alba Fucens, in provincia di L'Aquila, e qua con me c'è Zero, Copyright Tree Music. Ciao a tutti. Che mi ha fatto anche da cicerone per il mio video vlog, che vi invito a vedere, credo di pubblicarlo prima di questo video, comunque sì. Comunque trovate l'altro mio video su Alba Fucens, dove lui ha parlato anche della storia di questo posto, ma vi faccio adesso un veloce riassunto di questo luogo. Nel IV secolo a.C., in Abruzzo, nacque una colonia romana nel territorio degli Equi, molto vicino a quello dei Marsi. La sua posizione era molto strategica e fu di supporto a Roma per molto tempo. Dopo la Seconda Guerra Punica, molti prigionieri di rilievo vennero condotti qui. Nel Medioevo divenne territorio della Contea dei Marsi e dopo molti altri avvenimenti, il borgo di Alba Fucens venne distrutto dal terremoto del 1915. Da quel momento, la zona ebbe un progressivo spopolamento. Allora, stiamo andando in una zona molto particolare di quest'area archeologica, ovvero le celle. Luogo dove mi piacerebbe anche fare una spirit box. Allora, dimmi un po' la storia di queste celle, di questa teoria. Ci sono varie teorie. Una, la prima teoria fu che fossero, che dovevano essere usati come serbatoi, però poi hanno trovato in fondo dei resti per cui sembra fossero delle celle verticali, in cui il prigioniero poteva stare solamente in piedi, e la tortura era appunto stare in piedi, sole, di giorno freddo, di notte pioggia o in inverno anche neve, perché qui comunque siamo in quota. E quindi era, è una delle teorie appunto a questa, che dice fossero delle celle che ci sono nel pavimento per i prigionieri in verticale. Ok, abbiamo una temperatura di 24 gradi quasi spaccati, ora è 1 e 2, e vediamo se qua c'è qualche energia residuale. C'è qualcuno che è ancora legato a questo posto? Qualche ex prigioniero? Se sì, puoi farmelo sapere anche interagendo con questo strumento. Allora, vediamo anche quest'altra cella, per ora 0.0. Adesso vediamo anche qua. C'è qualche presenza qui? La temperatura sta alzando. Però nessuna interazione. Questo posto è pazzesco, ragazzi, veramente spaziale. C'è qualche antica presenza? Qualche antico abitante di questo posto? Che vuole farmi sapere che c'è ancora? Vi basta posizionarvi qui e interagire con questo strumento. Focalizzatevi.
Niente. Ok, adesso potete comunicare con me con questo strumento. C'è qualcuno che è rimasto bloccato qua sotto, a livello di anima? C'è qualcuno là sotto? Volete dirmi qualcosa su questo posto? Se sì, vi invito a seguirmi, facciamo una sessione mentre vado in giro. Ok? Ok, vediamo di fare la spirit box nella ex zona commerciale di questa antica città. Ok, adesso potete dirmi tutto quello che volete. Parlarmi di quest'area. C'è qualcuno che vaga ancora per queste strade? C'è qualche marzo qui? Parlatemi di questo posto. Si dice che voi eravate più forti dei romani, è vero? Uno di voi valeva come 4 romani? Bene, stiamo andando all'anfiteatro. Diamo un'occhiata all'interno. Fortunatamente il cancello è aperto. C'è qualcuno? Bellissimo l'eco, bellissimo. C'è qualche presenza qui? All'anfiteatro? Questo posto è magico, ragazzi. Soprattutto perché c'è un eco incredibile. E qui ci stanno facendo anche concerti attuali. Quindi chissà, le presenze si stanno deliziando con le nuove opere. Vi piacciono le nuove opere? E ancora nessuna interazione sul Melmeter, ma il primo risultato l'ho avuto a Celleno Antica senza averlo registrato, purtroppo. Di qua si sale. Ok, direi di provare a sto punto il Ghost Radar. Allora, è impostato sull'ultima parola di Celleno Antica, quindi questa ignoratela. C'è qualche presenza qui nell'anfiteatro? Fatemelo capire.
Qualcuno che vuole dirmi qualcosa? Cosa facevate qui? E niente, niente, zero. Non so perché ultimamente sto avendo pochissime parole dal Ghost Radar. Più antica. Più antica. Cosa più antica? Questo posto è antico. Diritto. Facevate degli spettacoli qui? Tutto, tutto. Del tipo? Fammi un esempio. Un esempio di qualcosa che facevate qui, forza. Prove di forza? Che tipo di spettacoli c'erano qua? Che tipo di spettacoli facevate qua? Dimmi un tipo di spettacolo. Fine. A cosa servivano queste cellette qua? Motore. Motore. Improvvisamente ha cominciato a parlare e di brutto anche. E all'inizio sembrava molto pertinente. Ora qui motore, non so cosa possa intendere. Comunque ragazzi, questo posto è immenso, è immenso. Purtroppo io ho poco tempo, peccato. Peccato, meriterebbe più indagini, anche notturne, ma non ho tempo. Cosa c'era qui dentro? C'era qualcosa? Cosa tenevate qui? Forse sta per parlare. Cosa c'era qui? Niente, non riesce a formulare la parola però. Me ne vado? Io me ne vado adesso. Se volete dirmi qualcosa, fatelo ora. Animale, animale! Ci tenevano un animale qua dentro. Beh, lo spazio c'era, non so che tipo di animale, ma... Che tipo di animale ci tenevate qua dentro? Panno? Panno. Non so, sono molto confuso. Comunque sono molto curioso di analizzare i riscontri con la Spirit Box. Allora, sono molto soddisfatto di questa indagine, anche se i riscontri ne abbiamo avuti a tratti. Ghost Radar è interessante, devo analizzare la Spirit Box. Grazie anche alla spiegazione di Zero che ci ha aiutato a individuare soprattutto le celle, non sapevo assolutamente niente del genere. Questa è la chiesa di San Pietro, come potete vedere, l'ultima tappa di Alba Fucens. Adesso noi ripartiamo per un'altra indagine. Non vi dico dove sarà, vi dico solo che sarà ancora in Abruzzo. Quindi ragazzi, seguiteci. Trovate il link di Zero in descrizione. Un saluto. Vorrei dedicare questa indagine a Stefano Mennella, grande amico e sostenitore del canale Amico Vlog. Un saluto Stefano, spero che questa indagine ti sia piaciuta. E noi ci vediamo al prossimo video.